stampa. Dunque, ieri girai un video con la Blau Optic e consigliavo di mettere gli inneschi, questi large pistol, ma vanno bene anche i small pistol con i bossoli 9 mm. Questo è di un 45 tp che va benissimo, metto un pochino di scotch per non farlo cadere. Però si possono anche sparare gli apparecchi 209 e vi dico come. Nel bossolo, questo qui, però messo capo vuoto, come vi spiego, che fanno più rumore. E vediamo un pochino. Attiviamo la bomboletta. Ecco qua. Allora, vedete, vediamo il rumore che fa. Con l'innesco normale. E vediamo col 209. Ecco qua. Molto più forte. E ora vi spiego come ho fatto. Poiché l'apparecchio 209 va qui, come normalmente si inserisce, però poi, siccome ci sta questo rouletto, il bossolo non entra. E allora, che ho fatto? L'ho messo al contrario. Dunque, con un taglierino ho tagliato tutta la parte di plastica e ho ottenuto questo qui. L'innesco va messo al contrario, così. Vedete? Così. Come si mette? Innanzitutto tenere gli occhiali, non avere bambini vicino, ma anche adulti, perché qualche scheggio può sempre esplodere. Si mantiene con una pinza, in questo modo. Io adesso, ecco, lo faccio un poco affrettato, così, e si dà con il martellino una piccola spinta, così. Ecco qua. E poi si mette dello scotch attorno per farlo mantenere. E la botta è molto più forte. È molto più forte. Questo adesso l'innesco, non so se è buono questo che ci sta. Proviamo. Se non esplode, ve l'ho avvisato prima, non perché ho sbagliato, perché mi pare che l'innesco già è stato battuto. Mi pare che non funziona. Proviamo. Ma fa un casino, scusate il termine. Questo è veramente, non tanto questi bossi innescati, ma questo sistema qua è ottimo. Vi saluto e spero che vi sia piaciuto il video.